sono gravi ma stabili le condizioni dei due operai della TCA di Castelluccio coinvolti nello scoppio di un forno all'interno dell'azienda Aretina specializzata nella finitura metalli. AR di 34 anni e TS di 41, entrambi di Arezzo, sono ricoverati al centro Grandi Ustionati di Cisanello a Pisa. La prognosi rimane riservata, c'è da precisare che il 41enne desta minori preoccupazioni, è ustionato nel 30% del corpo. Il 34enne, ustionato nel 60-70% del corpo, sta lievemente migliorando, verrà presto sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. La Procura Aretina ha aperto un'inchiesta coordinata dal PM Andrea Claudiani per ricostruire la dinamica dei fatti e comprendere se vi siano o meno responsabilità penali. Sono già partiti 3 avvisi di garanzia, uno all'indirizzo del presidente del CDA dell'azienda Aretina, uno all'indirizzo del responsabile della sicurezza e al capo reparto. In questa azienda abbiamo pochissimi iscritti, noi stiamo cercando da un po' di tempo di sindacalizzarla, di provare a costruire un rapporto costruttivo anche con l'azienda. Abbiamo fatto varie assemblee nelle quali il tema della sicurezza è stato anche sollevato dai lavori stessi, ma sostanzialmente non siamo riusciti a fare qualcosa di costruttivo. Come l'hanno sollevato questo problema i lavoratori? Cosa vi hanno raccontato? Ma indicando varie situazioni di non sicurezza all'interno dei vari reparti. Ovvio, non sta a noi trarre conclusioni affrettate, aspettiamo un attimo quelli che sono i rilievi, però ci aspettiamo, visto che per noi come organizzazione sindacale il tema sicurezza è ovviamente prioritario, ci aspettiamo che dopo un incidente di questo tipo venga aperto un confronto, un tavolo serio per affrontare le questioni in maniera reale.